Questa elegante coupé è la León Cupra, la Seat di serie più potente mai prodotta. Il suo 2 litri sovralimentato eroga ben 280 cavalli. Per provarla a fondo l'abbiamo portata al Nürburgring. Rispetto alla versione base, ha prese d'aria più ampie, grandi cerchi di 19 pollici e due terminali di scarico appiattiti. La plancia, con la console orientata verso chi guida, è ben fatta. Semplice ma completo il cruscotto con 4 strumenti a lancetta e gradevolmente avvolgenti i sedili racing in Alcantara. Da sportiva puro sangue le prestazioni, specie l'accelerazione e la frenata, anche se il meglio della pepata a tre porte spagnola viene fuori semplicemente quando la si guida. È soprattutto nel misto che l'auto mostra tutta la sua agilità e il suo assetto equilibrato, garantito dal buon controllo esercitato dalle sospensioni elettroniche. Finalmente arriva il momento di entrare nella Nordschleife e dopo un giro di perlustrazione nel paddock passiamo sotto la fatidica sbarra. Prima, seconda, terza, sotto il primo ponte transitiamo a oltre 145 orari. Ci buttiamo nel primo curvone a sinistra in salita a quasi 190, col volante che resta ben saldo fra le mani. Scaliamo in terza per affrontare le prime curve strette e ci rendiamo conto che l'aderenza del fondo è precaria. Ma anche quando la spia dell'ESP lampeggia con insistenza, la Leone è sincera. Fortunatamente non c'è troppo traffico e abbiamo modo di assaporare in piena libertà le qualità della tre porte spagnola, che risulta pronta e reattiva. Entriamo nella serpentina dell'Asenbach cercando la traiettoria più fluida e pulita e agiamo con dolcezza sul volante per non mettere in crisi l'assetto, visto lo scarso grip. Peliamo i cordoli, ma a volte la Leon ci scappa e siamo costretti a qualche decisa correzione col volante. Intanto inquadriamo un gruppo di auto. Una secca curva a destra seguita da una altrettanto secca svolta a sinistra. Moduliamo con cura l'acceleratore per non perdere aderenza. Nella salita del Flugplatz, una vecchia BMW Serie 3, messa da pista e con tanto di roll bar, si piazza in piena traiettoria e ci costringe a percorrere il doppio curvone a una quarantina di chilometri l'ora in meno. Finalmente si toglie di mezzo e ci lanciamo nella cresta dello Schwedenkreuz. Superiamo di slancio una vecchia Fiat Coupé e raggiungiamo i 220 orari senza troppi sobbalzi, segno che l'assetto è ben bilanciato. Scaliamo e impostiamo il successivo curvone cieco a sinistra, fra i 170 e i 180 all'ora. Dopo una decisa pestata sui freni, che rispondono con fin troppa grinta, percorriamo fluidamente il tornante dell'Arenberg. Tiriamo terza e quarta e ci buttiamo nello stretto budello in discesa del Fuchsröhre. Nonostante gli scuotimenti dello sterzo sul fondo viscido, riusciamo a spremere la quinta fino a 220 orari. Raggiungiamo una vecchia Mercedes SLK che ci rallenta troppo nel curvone a sinistra da quarta. La superiamo scalando in terza per la curva successiva. Restiamo larghi nell'impostare il rampino dell'Adenauer First, che percorriamo a poco meno di 90 orari. Terza, quarta e quinta, il motore canta che è una meraviglia. Sverniciamo una grintosa Lotus e, messa la quarta, affrontiamo l'infido curvone a sinistra in contropendenza. Col sole negli occhi arriviamo all'ottavo chilometro. Superata un Audi A4, scaliamo in terza per affrontare la successiva lunga curva a destra.
L'aderenza imperfetta consiglia di guidare con estrema attenzione, soprattutto sul fondo irregolare delle successive tre curve del Callenhardt, dove la nostra Cupra mantiene una rassicurante sincerità. Ed eccoci al punto più lento del tracciato, una curva e controcurva strettissime. Lo digeriamo con calibrati movimenti del volante, per poi buttarci in discesa verso Adenau. Una decisa frenata e ci inseriamo con circospezione nella doppia curva in contropendenza del ponte. Dalla terza scaliamo in seconda e il motore al regime giusto ci spara fuori come una fiondata dalla successiva curva in salita. Raggiungiamo i 190 e al tornante del Bergwerk pestiamo con decisione sui freni, che si confermano grintosi e tenaci sotto sforzo. Percorriamo la curva a circa 100 all'ora e in uscita spremiamo a fondo il motore. Pur essendo fluido e progressivo fin dai regimi più bassi, è una furia dai 4.000 giri e allunga fino a 6.700, dove il cambio ordina il passaggio al rapporto successivo. Affrontando in quinta piena i curvoni nel falso piano, superiamo i 210 orari. Dopo aver bevuto un infido curvone cieco a sinistra, a oltre 150, sfiliamo una Volkswagen Polo. Dopo l'ennesima violenta staccata, impostiamo il lungo tornante che precede il carousel, lasciando scivolare delicatamente la vettura verso l'esterno. Inseriamo per un attimo la quarta. Peccato che a causa della scarsa aderenza e dei vistosi sobbalzi non riusciamo a percorrere il mitico tornantone sopraelevato in cemento a più di 80-85 all'ora. In uscita, al 14° chilometro, inquadriamo nel mirino un'auto bianca che procede piuttosto velocemente. Si tratta di una Volkswagen Scirocco che superiamo all'esterno all'inizio del tratto misto. In questa interminabile serie di curve e controcurve, la Leon Cupra è talmente rapida nell'obbedire agli ordini che il pilota ha l'impressione di impugnare direttamente le ruote con le mani. Senza contare che la piccola sportiva Seat ha il buon gusto di avvertire con congruo anticipo delle perdite di aderenza. Non gradisce però il fondo gibboso, per cui è a suo agio nelle due curve in contropendenza dell'arena del Brunschen, che percorriamo senza eccessivi interventi sullo sterzo, grazie al fondo più regolare. Ancora con un fastidioso sole negli occhi, dirigiamo la prua verso il Pflanzgarten. Dopo lo scollinamento, ci buttiamo con grinta e numerose correzioni nella successiva discesa. La Cupra digerisce autorevolmente il secco d'osso prima della staccata, ma percorriamo la successiva doppia curva a velocità relativamente bassa per il fondo viscido. Intanto si accende la spia di scarsa pressione dei pneumatici che si rivela poi un falso allarme. Remiamo un po' col volante ma teniamo giù il piede e riusciamo a superare i 190 all'ora prima di impostare il curvone finale a destra da quarta marcia. Dopo una curva a sinistra da terza arriva lo Schwalbenschwanz, il piccolo carousel, che divoriamo in un boccone a 100 orari. Ci inseriamo nel Galgenkopf, l'ultimo curvone, lo raccordiamo al bacio entrando stretti, quindi allarghiamo per poi ributtarci alla corda e aprire il gas, lasciando scorrere la vettura verso l'esterno, mentre superiamo una Opel Astra.
All'ultimo ponte stacchiamo comunque un tempo di rilievo, a una decina di secondi dal migliore assoluto ottenuto con la Cupra.